Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andrò a provare il primo pacco del set di 5 pacchi giganti, perché chiamiamo proprio pacchi giganti, della Mika Chips. Mi pare che questa è una categoria chiamata Mika Chips Barman, se non sbaglio Barman. Quello che andiamo a provare oggi non è un prodotto proprio di patatine, ma parliamo principalmente di, come dire, non salatini, frutta quasi secca, perché queste diciamo che vengono vendute anche comunque nelle bancarelle, quelle che vendono le noccioline comunque. Sarà interessante capire se il gusto sia identico a quelle o se magari la Mika Chips abbia differenziato senza assaggiare col piccante o meno. In questo caso, quello che andiamo a provare oggi è il pacco di Amica Chips, Amica Snack, scusate, non Amica Chips, con Amica Snack queste, perché alcune sono Amica Chips, alcune Amica Snack. Barman Spicy Rice. Questo forse sarà il pacco più grande, non solo al mondo, ma non penso, ma senza dubbio attualmente questo è il pacco più grande che abbia mai portato nel mio canale. Perché letteralmente questo pacco è di mezzo chilo. Mezzo chilo. Cioè, non ho mai portato nel canale in vita mia una cosa che era di mezzo chilo. 200 grammi, sì, forse anche 250, ma mezzo chilo. Cioè, inverosimile, ma non fanno pacchi più piccoli che devo farci. Cioè, questo qua, capite bene che io per mangiarmelo tutto dovrò impiegarci almeno 5 giorni. Anche 4. Anche 4 se ne mangio magari 150 grammi al giorno. Chiaramente sto registrando di sé, quindi non posso mangiarmi 150 grammi stasera, ma ne mangerò un paio per il video e poi domani altre. Ma capite bene che ci vuole tempo. Gli altri pacchi sono tutti di 200 grammi, 150, in 1 o 2 giorni li posso finire. Ma qua parliamo di mezzo chilo. Adesso cambio in 4 e andiamo a vedere il dettaglio della confezione. Non ci sarà bisogno neanche di far vedere il dettaglio tipo di aprirlo con quell'inquadratura, perché tanto si vedono anche qua visivamente gli snack comunque. Ok, eccomi qua. E questo è il pacco che veramente è enorme. E possiamo notare qua, Amica Snack Barman Spicy Rice, sia vabbè sopra che sotto. Aspettami un attimo. Ok, dicevo, sia sopra che sotto. Possiamo notare anche qua, chiaramente, le cose di riso che ci sono all'interno, quindi ripeto, sono abbastanza visibili, devo dire, quindi non c'è bisogno di far vedere col pacco aperto, quindi prova di fattiva, di gusto, direttamente posso fare direttamente con l'altra inquadratura. Qua davanti non c'è altro a parte chiaramente il logo Amica Snack e la scritta Barman e Spicy Rice. Vediamo il retro dal pacco, vediamo un po' tutto quanto. In alto a destra abbiamo, e manca in basso a destra abbiamo gli ingredienti praticamente. Vediamo se riesco a trovare l'italiano ed è in cima. Ingredienti: farina di riso, di gesso, zucca e così via. Snack aromatizzato del riso, poi ci sono le altre lingue. A sinistra abbiamo poi i valori nutrizionali. Quindi praticamente 543 calorie per 100 grammi, cioè 100 grammi, quindi se dovessi fare un calcolo che sono mezzo chilo, che qua è scritto infatti mezzo chilo, cioè quindi complessivamente 200 grammi sono, mettiamo, 1100 calorie. Allora dicevo, qua abbiamo, dice, stavo facendo un calcolo, allora praticamente per praticamente 600, quindi 200 grammi sono 1100 calorie. 400 grammi sono 2200 calorie, praticamente 500 grammi sono, cioè mezzo chilo, sono 2700-800 calorie, cioè quasi 3000 calorie, impressionante. Poi di altre cose possiamo notare, abbiamo scritto praticamente qua, sempre valore nutrizionale, ma penso proprio un'altra lingua forse, no, non so che cambia. Sembra la stessa cosa, ma forse un'altra lingua. Probabilmente niente. E questa di qua è la confezione. Adesso cambio inquadratura e li vado a provare. Eccomi qua. Adesso vado ad aprirli.
Prova fattiva. Non vi ho detto la scadenza, siete indicato, comunque l'avete comunque penso intervista lo stesso, scadono praticamente. Siamo a maggio, no, siamo a giugno, quindi 7, 8, 9, luglio, a settembre, se ricordo, se ho detto bene, scadono il 15 di settembre, quindi non sono scadute quando li sto consumando. L'odore non è male tanto cosa di piccante, in teoria dovrebbe dare anche un voto per la piccantezza, questo di qua non dovrebbe avere una polverina spalmata, quindi non dovrei forse fare la prova di leccarle, che lo spazio è quello che è purtroppo. Infatti non hanno nulla di polverina, tipo di piccante, quindi devo per forza assaggiare. L'interno lo faccio un po' notare, è il classico di quelle che vendono nelle bancarelle, però sono molto asciutte, devo dire, rispetto a quelle delle bancarelle che sono più fresche. Di per sé sono croccanti anche come quelle. Non ho letto gli ingredienti, è il piccante. Di piccante deve avere solamente una cosa, peperoncini in polvere. E basta, non c'è né paprika né altro. Ne mangio tutti insieme. Non so quanti. Ne stia mangiando, però devo essere sincero, di piccantezza rispetto a quelle delle bancarelle hanno ben poco. Quindi quelle delle bancarelle hanno più spezie e pizzicano di più. Questo è veramente pochissimo. Poi dicevo che siamo più freschi, queste sono molto, molto asciutte, devo dire. Conclusioni, voto finale. Questa Amica Snack Barman Spicy Rice, per il gusto, il mio voto finale 6 e mezzo su 10. Invece Amica Snack Barman Spicy Rice, per la piccantezza, il voto finale invece è un 4 su 10. Voto molto bassi, dice, partiamo molto male, perché ripeto, come detto, allo di piccante hanno ben poco. Ripeto, io subito so dare un voto a piccante, ma ripeto, se magari, come dire, fosse stato a livello di quelle delle bancarelle, avrei dato magari anche un 5 per la piccantezza, anche un 6, ma non si avvicina della mente, cioè non si sente quasi niente il piccante, cioè pizzica, ma manco si sente quasi, cioè rispetto a quelle delle bancarelle, qua si sente un po' di più, c'è, cioè qui niente, come dire, o la conservazione che hanno avuto non è stata delle migliori, hanno perso la piccantezza, perché anche per il gusto ho dato, mi pare, detto 6 su 10 o 6 e mezzo su 10, perché ripeto, sembrano troppo asciutte, cioè quelle delle mangare sono molto più fresche, si sciolgono più facilmente anche in bocca, ce n'è nemmeno un'altra, prova a sciogliere in bocca. Cioè ricordo vagamente che queste di qua, quando me le compravo pure nelle bancarelle,
cercava di sciogliere in bocca, si scioglievano, diciamo, in minima parte. Queste sono invece troppo, troppo secche e asciutte, cioè non ci siamo, non ci siamo. Come primo prodotto, sinceramente, ve lo sconsiglio. Se volete comprare queste di qua, che sono al riso piccanti, vi consiglio quelle delle bancarelle o un'altra marca che invece di queste di qua, perché sono troppo, troppo asciutte. Ci sono altre aziende che le fanno, per esempio alla Conad vendono le confezioni di queste al riso, ma anche comunque penso anche al Carrefour dovrebbero averle, se non sbaglio. Diciamo che questo era il primo prodotto, però ripeto, per gli altri ho più probabilità di dare voti più alte, perché sono più che altro patatine le altre, un po' meno comuni, però patatine. Va bene, se questo video vi è piaciuto vi lascio un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!